Michele Bravi e Federica Abbate. Voi siete gli autori di questo brano, che è la colonna sonora di Strange World. Quindi innanzitutto, che tipo di brano avete impostato? Abbiamo impostato un brano che si portava addosso il grande privilegio di essere chiamati a scrivere per Disney, non solo a cantare. È un brano che vuole racchiudere un po' questo senso di umanità che viene raccontato, no, nel film. L'umanità è la grande protagonista all'interno del film, e quindi è un brano molto fragile che però allo stesso tempo racconta l'antifragilità, che è il contrario della fragilità. Esatto, insomma, la caratteristica dei sistemi viventi, no, in seguito ai traumi, di riscattarsi, rigenerarsi, no? Che è qualcosa che poi alla fine appartiene a ognuno di noi, perché chi di noi non vive dei momenti complessi e poi si rialza, no? E così questo viene raccontato, appunto, parlando del tema ecologico, ma anche del tema generazionale, no? su più punti di vista. E poi, per te che sei già diventata una hit maker, no? Ovviamente hai scritto per tanti successi, poi però essere chiamati dalla Disney, diciamocelo, no? Per tutti e due è sempre un sapore diverso. Sì, bellissimo. Beh, un grande privilegio, cioè sulla Disney noi abbiamo imparato ad essere bambini, adesso oggi ne parlavamo, no? Magari qualche bambino oggi imparerà ad essere bambino proprio sulle note di questa canzone, quindi è un'emozione bellissima. E quando invece eravate bambini veramente, qual era il vostro cartone Disney preferito? Allora, il primo fra tutti che mi viene in mente è Biancaneve, io vado subito di Principesse. No, io Mulan, tutta la vita Mulan. Io ho adorato anche la colonna sonora di Mulan tantissimo. Beh, anche lei era una principessa comunque. Sì, quindi, giustamente. Principessa guerriera però era, sì, lei era principessa guerriera. Senti, invece per chiudere, invece qual è un personaggio che avreste avuto piacere di magari di doppiare tra tutto l'universo Disney? Io ce l'ho, Anacleto. Perché era un po' burbero, era un po' pazzerello, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Io Dory. Ah, vedi? Anche tu hai problemi di memoria a breve termine. Poi rincoglionita, sì. Perfetto, grazie, e speriamo di rivedervi presto sul palco, magari anche insieme. Assolutamente. Come già successo. Grazie, grazie mille.